Io, visto e considerato che si è iniziato a parlare di quanto è successo, io, consigliere senatore Giovanardi, io so quello che è successo ieri perché l'ho appreso dagli organi di informazione. Un assassino ha ucciso una persona. Un assassino, ha tolto la vita a una persona che è venuta nel nostro paese forse per cercare, scappando, sicuramente scappando da una guerra. Un assassino che non deve farla franca, Presidente. Un assassino che è bianco, ma poteva essere nero, rosso, giallo, verde, che poteva arrivare da Marte, da Fermo o da Pavia o da chissà quale altro posto in giro per l'universo. Un assassino. E di conseguenza quello che noi chiediamo in quest'Aula, ma che continuiamo a chiedere da mesi e forse da anni, è che ci sia due parole, certezza della pena. In Italia non c'è la certezza della pena e quindi in Italia ognuno può fare quello che vuole, svegliarsi alla mattina e uccidere una persona, tanto sa benissimo che non succede niente e non gli succede niente. E quindi questo non è solamente l'episodio di razzismo che deve essere condannato, perché le persone non si giudicano per il colore della pelle, si giudicano per quello che hanno qui dentro, per quello che portano e per quello che sanno dire e sanno fare. Ma contemporaneamente a questo episodio io ne voglio condannare altrettanti, perché qua ci stiamo riempiendo la bocca, le istituzioni si riempiono la bocca, sembra che si sia trovato finalmente. Finalmente possiamo dire quanto gli italiani sono razzisti e cattivi. In queste ore gli organi di informazione finalmente hanno trovato l'assassino su cui buttare addosso la croce e poveri immigrati e povere persone che arrivano dall'altra parte dei continenti, mentre noi italiani siamo cattivi e razzisti. Io quindi però voglio ricordare un ragazzo di Velletri, un commercialista di Velletri, ucciso a bruciapelo da un signore assassino che arriva da un'altra parte e quindi da un extracomunitario. Questo ragazzo si chiamava Francesco Pennacchi. Nessuno ne parla di Francesco, nessuno in quest'Aula ha mai speso una parola. Nessuno in quest'Aula ha mai speso una parola per quella coppia di pensionati uccisi da un assassino che veniva fuori dal CAR di Mineo e che li ha ammazzati, gli ha rubati i vestiti e gli ha rubato tutto. Nessuno ha mai speso una parola. Nessuno ha mai speso una parola per le vittime del signor Cabobo. Nessuno, anzi, qualcuno ha detto che poverino nel suo paese si fa così e te ne vai via, te ne devi andare. Nessuno in quest'Aula ha speso una parola. Presidente, faccia valere il suo ruolo. Lei continui a parlare e io faccio il mio lavoro. Ho già richiamato i colleghi alla mia sinistra perché le consentano di parlare. Continui il suo intervento. Senatore Crosio. Giovanardi che si fa mettere i piedi in testa. Lei fa rispettare il suo ruolo. No, io faccio rispettare il mio ruolo. Lei se vuole continui, altrimenti ha esaurito il suo intervento. Nessuno ha speso una parola. Senatore Crosio. Nessuno ha speso una parola per il capotreno di Milano a cui i latino s'hanno tagliato un braccio, semplicemente perché ha chiesto il biglietto del treno. E allora, prima di riempirvi la bocca, pensate quello che sta succedendo nel nostro paese, per colpa vostra.